Residenza fiscale italiana e residenza fiscale inglese. Quali sono le differenze principali e soprattutto qual è la differenza nell'interpretazione del concetto di domicilio? Cos'è che mi fa diventare un non domiciled quando mi trasferisco in un paese di lingua inglese all'interno dell'Unione Europea? Te lo dico tra un attimo. Residenza fiscale è un concetto di per sé basilare, che dovrebbe essere semplice, ma poi chiaramente, come in tutte le cose di diritto, arrivano le norme e le relative interpretazioni a complicarla. Partiamo dalla definizione di residenza fiscale italiana, quella dell'articolo 2 del testo unico, per intenderci. Cerchiamo di capire che cos'è il domicilio dal punto di vista della legge civile italiana e che cos'è invece il domicilio, come viene interpretato il domicilio dalla legge anglosassone, come viene interpretato il domicilio tendenzialmente nei paesi di lingua inglese all'interno dell'Unione Europea, quindi parliamo sempre di UK, Irlanda e Malta, che applicano invece, come sapete, il concetto di non-domiciled person. È una cosa estremamente differente, ok? Partiamo un attimo dall'Italia. L'Italia, come ben sapete ormai, se navigate un po' su questi argomenti, ci dice che una persona fisica è fiscalmente residente in Italia, quindi paga le tasse in Italia, se per la maggior parte del periodo d'imposta, fatidici 183 giorni, ha la presenza fisica sul territorio, o meglio, A, è iscritto all'anagrafe della popolazione residente, la cosiddetta APR, B, ha la residenza, C, ha il domicilio in Italia. L'iscrizione all'APR è un dato formale, piuttosto riscontrabile, diciamo, empiricamente, non ve lo devo spiegare io in nessun modo, perché se sei iscritto nell'anagrafe della popolazione residente per più di 183 giorni, è un dato matematico ed è una delle alternative. La numero due è la residenza. Allora, sia la residenza che il domicilio sono delle pippe mentali folli, nel senso che poi la giurisprudenza, la dottrina hanno scritto intorno a questi concetti di tutto, per cui potresti anche passare i prossimi 10 anni ad approfondirli. Io vi dico che la residenza è più legata a un concetto fisico personale, soggettivo, cioè io sono fisicamente in Italia per più di 183 giorni e quindi ho la residenza. È molto più complesso di così, ma questo vi basta per capire quando dovete pagare le tasse in Italia. Il domicilio invece è legato al centro degli interessi vitali, ok? Quindi io sono domiciliato in Italia, sono il centro degli interessi vitali in Italia. Che cosa sono il centro degli interessi vitali? Che cos'è il centro degli interessi vitali? Sono interessi economici, interessi patrimoniali e interessi sociali, ok? Quindi economici, dove è collocato il mio reddito, è collocato in Italia, allora ho il rischio di dover pagare le tasse in Italia. Patrimoniali, legati conti correnti, immobili, strumenti finanziari, dove sono? Ce l'ho tutti in Italia, ho un problema di centro degli interessi patrimoniali. Relazioni sociali, ho la famiglia, i figli, il cane, gli amici, sono tutti italiani, vivono tutti in Italia. Ho il rischio di centro degli interessi vitali in Italia, anche se me ne sono andato. Ok, quindi questo è il concetto di residente fiscale in Italia, e la cosa più complicata a cui dovete fare più attenzione è il centro degli interessi vitali, perché è quello più malleabile, anche se è più soggetto a interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Cioè l'Agenzia delle Entrate può venire, e anche se tu ti sei trasferito per esempio in Svizzera e fai lavoratore dipendente in Svizzera, per cui il tuo centro di interessi economici, cioè quello che guadagni, viene prodotto in Svizzera, però magari hai la moglie in Italia, e l'agenzia viene e ti dice: guarda, è vero che il tuo centro di interessi economici è in Italia, però per me è più importante che le relazioni sociali, cioè interessi sociali, ce l'hai in Italia, perché c'hai la famiglia, la figlia, eccetera eccetera. Se li dovessi mettere sulla bilancia, e lo faccio, per me gli interessi affettivi, gli interessi sociali pesano più di quelli economici, per cui tu per me sei fiscalmente residente in Italia e qui devi pagare le tasse. E cominciano i casini, ok? Mentre quando io vado in un paese di lingua anglosassone, in questo caso parliamo del, voglio farvi capire che cos'è il non-domiciled, una non-domiciled person. Una non-domiciled person è una persona fisica che si trasferisce per esempio in Inghilterra e comincia lì a lavorare. A quel punto, se io me ne vado in Inghilterra e magari, come dire, ho amici italiani, mi iscrivo a una palestra, ho amici locali, chiedo scusa, mi iscrivo a una palestra a Londra, il mio lavoro è a Londra, è evidente che il mio centro degli interessi vitali è a Londra. Però Londra ti dice: va bene, sei una persona fisica, va bene, il tuo centro degli interessi vitali è qui, quindi mi devi pagare le tasse qui, però il concetto che io applico di domicilio non è quello che applichi tu in Italia. Per me tu
Beh, la faccio semplice. Per me tu sei domiciliato qui da me in Inghilterra se hai un passaporto inglese, hai parenti in linea diretta di sangue anche fino a un bel po' di generazioni addietro in Inghilterra o ti sposi con una persona che ha un passaporto inglese. A quel punto tu diventi domiciliato. Quindi, come dire, sono delle casistiche legate legati al precedente di common law, cioè non esiste una legge che ti dice queste cose scritte, ok? Sono legate all'interpretazione che nel corso del tempo c'è stato in giurisprudenza di domicilio. Ora però, quindi non troverete voi in Inghilterra una norma che ti dice sei domiciliato se, come avviene in Italia. Sono io che alla luce, come dire, dell'esperienza, alla luce della pratica, invece della giurisprudenza inglese, te lo dico e adesso tu lo sai. A questo punto, quindi, tu non diventi domiciliato, se non sei nato in Inghilterra, difficilmente diventi domiciliato in Inghilterra, ma sarai considerato non domicile, a meno che non fai una di quelle cose che ti ho appena detto, ok? Cioè ti sposi con una locale o scopri di avere un parente in linea diretta che era già in Inghilterra. Fintanto che tu non sei non domiciliato, lo Stato inglese comunque ti considera fiscalmente residente in Inghilterra, perché rimani magari lì più di 183 giorni, perché c'è il tuo centro di interessi vitali lì. Però ti dà una possibilità in più. Ti dice, siccome sei non domiciliato, tutto quello che produci all'estero, tutto quello che non produci all'interno del confine inglese e non rimetti sul conto corrente inglese, io non te lo tasso. E questo il, come dire, il grosso vantaggio immediatamente fruibile, immediatamente sfruttabile dal giorno dopo che ho messo piede in Inghilterra o a Malta o in Irlanda, che devo e posso prendere in considerazione all'interno di un trasferimento di residenza fiscale, ed è questo uno dei motivi per cui sono forse i paesi più gettonati oggi nel mondo, anche se non gli unici, soprattutto non sono gli unici che applicano il concetto di non domicile. Ok? Quindi spero con questo video di non averti confuso ancora di più le idee, ma di averti dato un attimino la differenza tra il diritto italiano e il diritto inglese e soprattutto di averti fatto capire che questo concetto di non domiciled viene sfruttato da 50 anni dai paesi anglosassoni per attrarre nuovi investimenti, per attrarre nuovi investitori, nuovi contribuenti. Quindi hanno le porte spalancate, sempre aperte a chi voglia in qualche modo usufruire di questa normativa assolutamente legittima, di non semplicissima applicazione, quindi quando lo fai è necessario in ogni caso sentire un esperto per evitare problematiche. Io sono Luca Tagliatella, noi ci rivediamo nel prossimo video.